Ciao a tutti coach, ben ritrovati nella vostra Andrea Cloud, uno su Yokai Watch 2 Psicospettri. Finalmente mi sono deciso di affrontare il boss che dovrebbe chiamarsi Tuttiman. Non ho mai veramente controllato il suo nome, a parte l'unica volta che l'ho fatto prima di registrare appunto il video contro Tornocchio, ma non è che posso starvi a mostrare tutta quanta la strada della via del mistero, quindi ci rivediamo direttamente nel punto cruciale, praticamente all'intersezione dove dobbiamo scegliere quale porta prendere. Questa volta il livello da affrontare è il 70, ed è un livello abbastanza alto, secondo la mia opinione. E poi ci sarà da affrontare Diamantosso, che è nella porta che ci fa accedere al livello 90, mentre se continuiamo per la strada normale c'è Dorosso, ma Dorosso, avendolo già affrontato in Spiritossi, non mi sembra il caso di farvelo vedere. Quindi per oggi faremo Tuttiman. Eccoci al punto cruciale, possiamo anche salvare volendo. Ho tutti quanti gli yokai a livello 99, sono anche abbastanza potenti. Vorrei aggiungere un altro Senilfiore e togliere Fuimuro. E però penso che per il momento andrò così. Dunque, abbiamo fatto lì 15 star a fare lui. Ti do benvenuto, la mia occasione per di presentare una divertente novità. Si dice che più avanti ci sia un posto super segreto detto Autostrada Dorata. Ti serve una chiave farfalla per entrare, ma probabilmente ne hai una, eh? Ok, aspetta. Per entrare mi serve una chiave farfalla? Quindi se arrivo in fondo... Aspetta! Non mi dire che devo andare giù per affrontare... Tuttiman. No. Autostrada dorata. Accidenti, non è che mi porta da Dorosso questa? Boh, proviamo. Al limite taglio e amen. Oh no, va a finire che... Accidenti. Ah, qua c'è Nerorco. Ah, qui sta Nerorco, pensavo ci fosse Blues qui. Ok. Se qui c'è Nerorco, bah, va bene uguale, me non cambia nulla, anzi. Ora so dov'è. Autostrada dorata, ah... Vi prego, ditemi che non è Dorosso, ma Diamantosso. Diamantosso o almeno Tuttiman, l'altra forma di Manipiu. Ma io non so dove andare. Ah, devo andare qua. Non è che qua ci sta lo scivolo, no? Ah, meno male. No, perché dico, magari qua c'è lo scivolo, mi frega. Ok. Io non mi ricordo com'era la strada per arrivare a Dorosso, quindi non so se... Non so dove stiamo andando di preciso. Marchio Maximo! Cos'è? È un oggetto chiave. Il sigillo della gloria può essere portato soltanto da un vero eroe mascherato. Che ci serve a catturare... Maximo Zen e Maximo Skei? Diamantosso! Che bello! Oh, non avete idea di quanto sono contento ora! Oh, sono contentissimo. Va bene, non è Tuttiman, o Manitutti, come cavolo si chiama. Però è Diamantosso. E se non sbaglio, Diamantosso ci dà la moneta per trovare i Nian, tipo Rubinian, Saffinian, Smeraldo, non so come si può, come si pronunciano tutti quanti. Ad ogni modo, io ora devo affrontare sto tizio. Diamantosso vuole combattere. Ok, signor Luce, grande affetto. Allora partirei con l'audace che c'ho sopra. Ok. No, subito la moneta gli porta. Ma ci picchia, non ha prestato attenzione. E rompono le fiamme, va bene. Ah, gli attacco la testa. Ecco, ora voi attaccate e io gli levo quando arriva la moneta. Vabbè, è abbastanza veloce va, eh.
Non te l'aspettavi? Volevi fregarmi. Non penso che lui attacchi. Ah, sì, attacca. Fa anche un pochino di danni, eh. Però io sto andando abbastanza veloce. Non ti azzardare proprio. Ok. Perfetto. E basta. Che colpo, sì, mo te lo prendi tu il colpo, guardala. Uno, due, e tre. Ma dai. Ma per uno, ragazzi. Vai, fallo fuori. Vai, Homblu. Andata. Diamantos è andato. Io non so però se è sicuramente lui quello per prendere Nian, eh. È solo una congettura. Perché moneta farfalla. E mo lo vediamo allora con la slot Kai. Magari sono fortunato una volta tanto e mi esce lui. Ah no, però sono stato già fortunato oggi che ho dovuto cambiare disposizione della camera. E ho fatto un casino con le antenne per attaccare la TV, quindi penso che non sarò abbastanza fortunato. Sono già stato fortunato con le antenne, quindi. Addio. Ui. Ah, Fuimuro, no. Ok. Ah, però ci tornerà in un altro momento per vedere se dà lui le... I diamond Nian. Non ho altre monete, no. Anche se penso di poterle accumulare e poi dopo magari usarle in un altro momento. Sì, trasportiamoci alla casa deserta. Ad ogni modo, Cucce, questo video breve finisce qui. Comunque sia, volevo appunto mostrarvi o tutti ma uno Diamantos, ma a questo punto credo che tutti man sia nella casa. Nell'altro percorso, quello un pochino più difficile. Quindi, Cucce, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!